tutti sanno che la scintilla del progresso si accende talvolta dove nessuno avrebbe scommesso. C'era una volta il signor Polendina Duccio, che del riuscire a inventare aveva il suo cruccio. Era stanco di vivere solo tra polvere e rottami, ma quest'ultima impresa avrebbe cambiato il suo domani. Tutto si fa denso l'istante prima dell'azione. Pensiero, brama, paura, agitazione. D'un tratto, quelli che ieri additavamo sognatori, oggi li possiamo chiamare inventori. Colmo d'entusiasmo, tornò presto in azione. Mai scoraggiarsi fu la prima lezione. Niente da fare. Come Duccio sapeva, sbagliare non è fallire, ma un passetto più in là verso il riuscire. Grazie. Wow. Un gesto ben saldo ha certo valore, ma vale di più se fatto di cuore. C'era una volta un falegname che si chiamava Geppetto. Crescere non è questione solo di statura, ma del nostro orizzonte allargar la misura. Ferruccio, ma cosa stai facendo? E Duccio conobbe un dilemma ancestrale: la paura di perdersi o la gioia di volare. Due ali equipaggiate, pensò, è ciò di cui ha bisogno, e il migliore augurio di inseguire il suo sogno. Anche se questa storia è ormai giunta alla fine, quella del progresso non avrà mai confine. Finché vivrà qualcuno mosso dall'ambizione di migliorare la vita di altre persone. Perciò a voi, matita, idee
e ostinazione. Ferruccio!